Allora, oggi un nuovo video diverso dal solito. Io, allora, intanto sono tornata dopo di nuovo mesi d'assenza. Mi rendo conto di non essere mai stata effettivamente presente sul canale, ma c'è da dire che avevo iniziato l'anno scorso un po' così come, diciamo, svago, poi ho smesso perché comunque non mi trovavo troppo. Poi ho ripreso, ho fatto tre video, poi la connessione internet non funzionava più, non potevo pubblicarli, mi dispiaceva approfittarmi di altri per farmeli pubblicare, quindi ho lasciato perdere. Adesso ho la fibra di Telecom, internet va benissimo e quindi posso fare video. Nonostante io abbia il raffreddore, ho deciso di girare lo stesso questo video. Infatti qualche giorno fa volevo assolutamente iniziare subito a girare un video, ma stavo troppo male, quindi ho mostrato in quel mini video di 40 secondi l'outfit che avevo, che era un outfit semplicissimo, mi rendo conto, però era giusto per tornare attiva sul canale. E adesso ho deciso che voglio che il canale sia più personale, nel senso che sì, amo la moda, amo il make-up, però non sono solo queste le cose che amo e voglio che il canale mi rispecchi. Perciò ho deciso di iniziare a parlare nel canale di libri, cinema, viaggi e magari iniziare a fare anche qualche piccolo vlog. Così per farvi un po' anche entrare nella mia vita, farvi vedere come vivo, cosa faccio. Voglio parlare più di me, ecco. E per iniziare questa, diciamo, nuova avventura su YouTube, ho deciso di partire con un video che parla di libri. In particolare vorrei parlare di un libro, e un po' di una scrittrice che io personalmente amo alla follia. E si tratta di Margaret Mazzantini e per quanto riguarda il libro vorrei parlarvi di Nessuno si salva da solo, perché è un libro che io ho finito di leggere qualche giorno fa questo libro e quando avevo iniziato a leggerlo, allora è un libro di 190 pagine, scritto anche bello grosso, bello, insomma, le edizioni e i numeri primi della Mondadori mi piacciono perché sono scritte grosse, le pagine sono belle spesse, è un'edizione da 13 euro, quindi un'edizione economica. Però l'avevo iniziata a leggere appunto a inizio gennaio, me l'aveva preso mia mamma poco prima di Natale, perché sia io che lei amiamo Margaret Mazzantini e stavamo comprando dei regali di Natale e ci siamo messe a guardare i suoi titoli per cercarne nuovi da leggere, visto che abbiamo letto Non ti muovere, è venuto al mondo splendore. E abbiamo visto questo, io ho detto, oh, questo lo volevo leggere da sempre e me l'ha preso. Solo che poi, nelle vacanze di Natale, non ho aperto un libro. A gennaio avevo gli esami, poi ho avuto due volte la febbre, sono stata malissimo, praticamente per 2 settimane sono stata malissimo, 2 settimane ho studiato per dare due esami, quindi a gennaio avrò letto tipo 5 pagine di questo libro. L'avevo iniziato, la sera ne leggevo qualche pagina, ma veramente pochissimo. Poi a febbraio ho deciso di prenderlo in mano e l'ho letto bene, l'ho finito circa una settimana fa. Ci ho messo lo stesso tantissimo, ma anche qui leggevo questo alternandolo a un altro libro di cui vi parlerò in un altro video, perché comunque anche quell'altro libro l'avevo iniziato così, tipo 10 pagine a gennaio, ma mi ha preso tantissimo. Questo è un libro diverso, è un libro diciamo più lento, però è molto bello, quindi volevo parlarvene e volevo parlarvene anche perché appunto quando io l'ho iniziato a leggere, siccome io un'altra passione che ho è il cinema, infatti vi ho detto che vi parlerò di cinema, avevo guardato i trailer dei film in uscita e li avevo guardati fino ai film in uscita a marzo, non febbraio, scusate, a marzo, e avevo scoperto che stava uscendo il film di Nessuno si salva da solo, non sapevo lo stessero facendo, ma quando ho scoperto che stava uscendo il film, a maggior ragione ho detto lo devo finire. E voglio assolutamente andare a vedere il film. Il film uscirà il 5 marzo e il protagonista maschile è Riccardo Scamarcio, appunto Gaetano. E devo dire che leggendo il libro io mi ero immaginata un Gaetano bruttino, cicciotto. Non lo so, mi stava anche abbastanza antipatico per il modo di fare, mentre Delia mi piace molto, Delia è la protagonista femminile. Ma vedendo il trailer ho detto sì.
Camarcio nella parte di Gaetano è perfetto e quindi appena uscirà il film lo andrò a vedere e vi farò subito una recensione più dettagliata di film e libro a confronto. Adesso volevo semplicemente parlarvi di questo libro, volevo consigliarvelo perché per chi ama la Mazzantini e per chi ama il suo modo di scrivere, questo è un libro stupendo, è un libro dove la Mazzantini parla della conclusione di un amore. Nel senso che il libro si basa su una cena fatta tra Gaetano ed Elia, che appunto sono ex, erano marito e moglie, ma stanno divorziando. E seduti a questo tavolo, i due parlano e discutono, litigano, ci sono varie scene un po' particolari durante la cena e durante la cena ci sono però dei flashback, numerosi flashback, alcuni da parte di Gaetano, altri da parte di Delia, in cui ricordano come è nato il loro amore e come il loro amore è finito, perché il loro amore è finito, ricordano il loro rapporto con i figli. Ed è un libro, devo dire, molto molto interessante. È scritto ovviamente benissimo, come dice la frasetta dietro del Corriere della Sera, la Mazzantini è maestra nel raccontare l'incrinarsi della perfezione, l'incrinarsi delle gioie e lo sfarinarsi progressivo dei sentimenti. Non c'è modo migliore per descrivere questo libro perché appunto la storia d'amore tra Delia e Gaetano all'inizio è perfetta, idilliaca, e poi si incrina come si incrina tutto il resto nella loro vita e quindi i sentimenti, come dice qui, si sfarinano, si disintegrano, insomma. È davvero molto bello. Non vedo l'ora che esca il film e appunto non è una lettura pesantissima. Sono 190 pagine, quindi chiunque le può leggere, però io ve lo consiglio sia perché appunto questa scrittrice scrive benissimo. È molto cruda, è una scrittura molto cruda, a tratti quasi pesante perché parla di cose non facili, però comunque ne parla in un modo che a me piace molto. E appunto il tema è semplicemente la fine dell'amore, quindi in tutto il libro si analizza il perché questo amore sia finito e alla fine viene detta la frase, non per rovinarvi il finale, non voglio spoilerare, ma questa frase è contenuta nel libro, viene detta da un personaggio che scoprirete all'interno del libro e appunto nessuno si salva da solo. E è inserita questa frase in un momento molto toccante e ho trovato perfetto anche l'inserimento del titolo all'interno del libro, perché anche in questo caso l'ha inserito in un punto perfetto. Devo dire che questo libro è meraviglioso e quindi ve lo consiglio. Della Mazzantini, se vi interessa, vi consiglio altri due libri in particolare. Ne consiglierei tre, ma non ho il terzo da farvi vedere, e comunque ve lo nomino. E boh. Comunque, i due libri che vi voglio consigliare sono altri due libri in cui si parla di argomenti, diciamo, scomodi. Non ve ne parlo però perché vi farò poi una recensione più approfondita, se sarete interessati a questa autrice. Ma ve li mostro soltanto. Uno è Splendore, che era uscito l'anno scorso sotto Natale, e qui c'è un segno che non è mio perché io l'ho letto, e questo è un libro che merita, ma l'argomento non so se possa interessare chiunque. Sinceramente non era un argomento che mi stesse a cuore, quello del libro. Però lo tratta in un modo veramente meraviglioso e quindi questo libro mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. E poi vi consiglio Non ti muovere, di cui, che è famosissimo, di cui il film c'è già e che è un libro bellissimo. Credo che tutti lo conosciate, se non lo conoscete e volete sentirne parlare vi farò una recensione approfondita di questo libro, ma è stupendo ed è un libro di qualche anno fa, adesso vi dico quando è uscito. È del 2004, o meglio, so se è il libro del 2004. È del 2001, non del 2004, scusate. Comunque è dei primi anni 2000, quindi ha già un po' di anni.
Il film anche non è un film recente, ma è molto bello. E cercherò poi di parlarvene se vi interessa. Poi volevo consigliarvi, ma non ce l'ho da, diciamo, mostrarvelo. E Venuto al mondo un altro libro della Mazzantini, di cui è già uscito il film, fatto da Castellitto, che è il marito della Mazzantini. E bellissimo anche quello. E ora vi voglio salutare e fatevi sapere se questo tipo di video vi può interessare, se vi può interessare una recensione più dettagliata, sicuramente di Non ti muovere, sicuramente di Nessuno si salva da solo, farò una recensione più dettagliata perché uscirà anche il film, quindi vi parlerò anche del film. Per il resto fatemi sapere se vi interessa qualche libro in particolare, se vi interessa un video un po' in cui vi parlo in generale della lettura, perché amo leggere, che libri amo leggere, e fatemi sapere se vi interessa un haul di libri. Al più presto, e io pensavo di farla a fine marzo in realtà, perché ormai a febbraio non ho comprato molti libri, ma unendo i libri di fine febbraio insieme ai libri di marzo volevo fare un haul di libri. E niente, fatemi sapere se questo vi può interessare e se vi piace l'idea di modificare un po' il mio canale. E ora basta, smetto di parlare e vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!